stamattina vediamo Pietro in che condizioni è, se riesce a darci una mano, e di sicuro non abbiamo Fantinelli e Itan sappiamo che sarà una cosa più lunga. Diciamo che andiamo anche con una squadra sicuramente molto fisica, che sta giocando anche molto bene, cioè voglio dire. Però l'importante è che noi valutiamo anche in questo momento di difficoltà le cose che riusciamo a tirare fuori, cioè di solito è nei momenti di difficoltà che si vede proprio, non dico la qualità tecnica o tutto, ma la qualità mentale per questo. Logico che magari c'è anche un po' di differenza fisica, che sicuramente patiremo da questo, però bisogna vedere che cos'è che abbiamo dentro, al di là del risultato, perché sicuramente è una cosa importante, ma vorrei vedere sicuramente un atteggiamento non remissivo, perché questo non è una cosa che può andare in un momento così. Beh, non si tratta di ritmi altissimi, si tratta che però se c'è la possibilità di andare in contropiede con qualcosa di rubato, qualche rimbalzo, dobbiamo andare, perché poi la difesa schierata hanno una fisicità importante. Ci sarà il debutto di Marco Cusini. Beh, sicuramente ci porta un po' di esperienza, un po' di leader voice, uno che ha esperienza, sa dove stare nel suo posto, può anche aiutare sicuramente i compagni. Non solo sulla parte tecnica e fisica, ma anche sul modo di parlare. Questo sicuramente per il momento come siamo è una cosa che ci è servita sicuramente per gli allenamenti. Valuteremo oggi, domani valuteremo in partita. Mi sembra che sia già in una buona condizione, si stava allenando, perciò sicuramente spazio ce ne sarà.